Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Oggi vogliamo raccontare una storia che è arrivata a questo indirizzo di posta elettronica che vede in sovraimpressione proprio perché vogliamo raccontare tutte le vostre storie, come ha fatto Maria. Una donna coraggiosa che grazie alla fede, possiamo aggiungere anche al nostro programma, Un minuto con Padre Pio, ha trovato la forza di affrontare le sue difficoltà. Devo dire che tanti sono i riscontri di tanti di voi che incontrano e conoscono Padre Pio attraverso le testimonianze di chi lo ha conosciuto e le testimonianze di devozione anche dopo la morte di Padre Pio, come ad esempio Maria, una donna e una mamma di due splendide bambine, 15 e 10 anni, vive una situazione drammatica di violenza domestica. Non è mai stata particolarmente devota a Padre Pio. Conoscevo un po' la sua storia, ci racconta, ma nulla di che. Anche un pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo 11 anni fa non aveva lasciato un'impressione significativa. E Maria ci confida che avevo molta soggezione nei confronti di Padre Pio, mi faceva un po' paura. Ecco. Questo è il riscontro di tanti che purtroppo non conoscono Padre Pio o che comunque si affidano a pseudogiornalisti che raccontano non la verità dei fatti o mettono in risalto esclusivamente il suo essere burbero a volte nei confronti di fedeli che gli andavano incontro soltanto perché Padre Pio, è strano a dirlo, voleva difendersi dal fanatismo, voleva difendersi dagli adulatori addirittura. La svolta arriva in un periodo di estrema disperazione, attorno a febbraio-marzo di quest'anno. Maria è sopraffatta dalla sua situazione familiare, comincia così a rivolgersi a Padre Pio. La mia situazione era talmente disperata che solo il suicidio sembrava l'unica via d'uscita. In questo momento buio Maria trova un piccolo magnete con l'immagine di Padre Pio, un dono, scrive, un dono di un caro amico e inizia così a tenerlo sempre con sé. Sentendosi sempre più attratta dalla figura di Padre Pio, Maria decide di approfondire la sua conoscenza e si imbatte così nel nostro canale YouTube e quindi nella nostra playlist Un minuto con Padre Pio. Scrive, ho trovato il vostro canale di YouTube e non puoi immaginare quanta forza, quanto coraggio, quanta speranza io abbia appreso dal vostro programma, Un minuto con Padre Pio. Ogni puntata diventa per lei un momento di consolazione e di guida. È come se Padre Pio mi parlasse attraverso voi, afferma Maria con gratitudine. La fede di Maria inizia a dare i suoi frutti. Dopo circa 3-4 mesi tutti i nodi si sciolgono, Padre Pio interviene. Maria riesce a lasciare la casa violenta con le sue bambine, senza problemi, senza graffi, non solo, ma trova anche un alloggio in una casa popolare in tempi record, in una città che desiderava, nella zona che desiderava e con le stanze che desiderava. Un vero e proprio miracolo, esclama nella sua mail. Maria inoltre conclude questa testimonianza con le parole che possiamo dire ci toccano profondamente. Il vostro lavoro a Teleradio Padre Pio è immenso. E noi non facciamo altro che dirti grazie, grazie Maria.